Eccoci qua, ciao ragazzi, come state? Spero tutti bene, bentornati nel mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, nel video di oggi voglio portarvi al Fishing Show di Osaka, la fiera di Osaka che si è tenuta i primi di febbraio, perché sono andato lì, sono andato in veste turistica. Finalmente a fine gennaio sono riuscito a coronare il mio sogno, che era quello di visitare il Giappone. E questo grazie anche al fatto che, ovviamente, dopo diversi anni di pandemia sono stati riaperti i confini per i turisti, che fino a praticamente l'anno scorso erano chiusi proprio per colpa del Covid, ma soprattutto per il fatto che sono riuscito a trovare un volo andata e ritorno super conveniente. E allora mi sono preso le mie belle ferie, ho preso le mie valigie e sono volato direzione Giappone. Qualche settimana fa su Instagram, che tra l'altro vi invito a seguirmi se ancora non lo fate, vi lascio il link qua sotto in descrizione, avevo fatto una sorta di sondaggione alla Fantozzi in cui vi chiedevo se una serie riguardante il Fishing Show sarebbe potuta essere di vostro gradimento. Vista la massiccia risposta positiva da parte vostra, ho deciso appunto di fare queste due serie riguardanti il Fishing Show di Osaka. Ovviamente queste due settimane della mia vacanza non sono state impostate solo e solamente sulla pesca sportiva, sarebbe stato decisamente troppo riduttivo, anzi probabilmente la pesca sportiva per buona parte della mia vacanza è stata solamente un contorno. Questo perché il Giappone è davvero un paese straordinario, mi sono trovato benissimo sotto tutti i punti di vista, da quello gastronomico, che ovviamente per noi italiani è sempre un fattore abbastanza sentito, no? Devo dire che ho mangiato benissimo praticamente il 90% dei posti dove sono stato, ma soprattutto anche dal punto di vista umano. Il Giappone è un paese con un'educazione civica, un livello di organizzazione davvero invidiabile, super sicuro, i giapponesi sono davvero molto affabili, persone davvero splendide, e direi che non vedo l'ora di tornare perché sicuramente mi è rimasto nel cuore. Oltre a ciò, cos'altro ho fatto? Sono andato anche a visitare diversi negozi di pesca, come potete bene immaginare, e riguardo a queste mie visite ho intenzione di fare anche qui qualche video dedicato, visto che ci sono state davvero delle belle sorprese. Insomma, sono negozi davvero molto molto forniti in cui trovare praticamente qualsiasi cosa riguardante esche artificiali, accessori e non solo. Ora a questo punto qualcuno di voi si starà chiedendo: ma hai pescato? Hai avuto la possibilità? La risposta è sì. Nonostante non sia andato con l'idea di pescare, quindi io non avevo assolutamente nulla con me, non avevo attrezzatura, non avevo mulinari, non avevo canne, però due giorni prima della mia ripartenza, prima del mio ritorno in Italia, l'amico Kuwataru mi ha offerto la possibilità di andare a fare qualche ora nel distretto di Chiba, che è un paio di ore da Tokyo, e siamo riusciti appunto a ritagliarci un paio di orette in una piccola finestra temporale di bel tempo, che poi si è subito guastato, ma va bene così. Ovviamente ho fatto un bel cappottone, mi sono portato a casa un bel cappottone nipponico, io tuttavia mi sono divertito, è stata una bella esperienza con un amico, ho provato a pescare anche in Giappone e ve lo dico subito, potrei anche caricare questo video ma non vedrete assolutamente catture, ma vedrete delle cose decisamente molto interessanti, non ve l'anticipo. Anche qui, se l'idea potrebbe piacervi, lasciatemi un commento e ditemi sì, vogliamo il video dove cappotti in Giappone e io vedrò di accontentarvi. Detto questo, direi che ho già parlato abbastanza, adesso andiamo a vedere il Fishing Show. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non lo siete, un bel like per incoraggiamento che mi fa sempre piacere. Con questo vi ringrazio per tutto il supporto, un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Eccoci qua, fiera di Osaka, vediamo di prendere un po' di confidenza con il posto, spazi estremamente larghi, tra un espositore e l'altro ci passa un camion. Vestiario cafonissimo del brand Onigake, probabilmente deve essere qualche cosa tipo bolognese, mi sembra. Qua c'è un bel furgoncino van 4x4 spazio interno per la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 canne, tra l'altro canne già montate. Molto bellino questo pezzo. Molto bellino. Ma un po' di figa qui, come diceva quel tale. Andiamo a esplorare. Qui stand per il bass fishing, da quello che posso capire. Guardate questi jig della second stage. C'è un basso, no, basso in costruzione violino. Piccolo stand della Jump Rise. No, c'è un po' di tutto, c'è anche cosa della second stage. Dato culturista che non si capisce cosa c'entra nel contesto, va bene. Esche Megabass, Coso Jig, Esche Guncraft, River to Sea. River to Sea era già da parecchi anni che non sentivo. Mo' Santiga taglia 4, 5, 6 mila. Visto in confronto col vecchio hanno praticamente le stesse dimensioni del corpo. Allora qui abbiamo un po' di novità, oltre alle Moredan abbiamo tutte le Moredan Branzino, serie che non so se da noi se in Italia mai è stata importata. Noi possiede ancora due con il manico in sughero, vecchia scuola. Poi abbiamo la Sero Verdear, anche questa è una canna da short jigging da già qualche anno. E poi ci sono le nuove Dragger che sono curioso di vedere. Yeah, those are news. Di provare nuove draghe, molto carina. Un giappo con un tonno di peluche sotto braccio, un peluche. Allora andiamo a vedere il padiglione B. Ah, ragazzi, c'era la guardia che controllava i pass e sembrava quello di Fast and Furious, il giapponese, adesso non ricordo il nome. E intanto qui iniziamo Fuji Stand con tutte le varie dimostrazioni di dei vari tipi di anelli. Gigi, P. Hello, salve. Qua c'è Ciccio che muove. Sì. Che muove i cosi. Ora vediamo un po' qua, dai, iniziamo con Stand Duel. Siamo dei popper hardcore. Ciao. Qua abbiamo delle varie stick bait, sempre dalla 2, molto carine. Ah, 150S hardcore water drive, mi piace la forma, anche le colorazioni.
Ah, ce l'hanno messo il cordino antifurto, eh. In Italia l'avremmo già tagliato 15 volte. Non trovavano neanche più l'espositore. Allora, qui abbiamo dei piccoli stick, sempre un hardcore, monster shot. Qui abbiamo varie schiene da spigola, flat fish, vari minnow affondanti, un po' di bestiario, cappellini, esche da bass, bass, esche da spigola. Pencil, popper, El Blue Series. Molto carino lo stand della Duel. Poi cosa abbiamo? Scatolame come se non ci fosse un domani. E continuiamo. Qua hanno questo che roba è? Uno stand di roba da animali. Ah no, roba da tipo da campeggio per cucinare. Lo sono bombolette ai vari sapori. Ah, tipo dovrebbero essere probabilmente bombolette per sì, per i sapori e le cose. Quindi praticamente tartufo. Ciao ciccio. Balla lì. No. Ah, questo è il. Non mi ricordo più il nome. Ikejime, no, aspetta. Non mi ricordo più come si chiama. Comunque sì, praticamente per uccidere il pesce in maniera etica e soprattutto far sì che il sangue defluisca e non intatti il sapore della carne. Stand della Horner bellissimo, con un anime gigantesco stampato, veramente bello, un sacco di bestiario tecnico, abbastanza ridicolo comunque andare con certi così in scogliera, anche se evidentemente avrà sicuramente la sua funzionalità, che non metto in dubbio. E qua abbiamo delle riproduzioni dell'Aiu, 32 cm 357 grammi, e si vede che deve essere la taglia massima, perché sennò non credo che ci avrebbero fatto una statua, insomma. No, mi è chiesto, sto furgoncino è una bomba, Suzuki 4x4, bellissimo questo, per andare a pesca su sterrato deve essere veramente il non più ultra. Allora andiamo a vedere un po' Terraio mentre mi sale il tramezzino alle uova. Ragazzi, sto mangiando tanto di quel pollo fritto che non avete un'idea. Penso che se continuo così tra 4 giorni mi scoppia il fegato. Dovevo fare il trapianto quando torno in Italia. Qua abbiamo Short Game, Power Master, ah, nuovo modello. 910 X High Change HP. Sarà Maxi 100. Oh, molla come non vi dico cosa, perché sono un signore, ma l'avete già capito. Qua abbiamo invece una 100X che potrebbe essere addirittura una massimo 150. Carina la 150, anche se devo dire non è che mi abbia entusiasmato molto. Continuiamo il giro. Qua Luxe con tanti vari accessori, canne, cannine. Io cerco di andare molto veloce, sennò ragazzi poi non usciamo più fuori. Questo secondo me direbbe la sua anche in mare, sicuramente un'esca, viste le colorazioni, d'acqua dolce. Avenge Minnow 170, mi piace la forma. Fishman, oh, brand che non avevo mai sentito in vita mia. Ah, qua abbiamo, sempre sotto marchio Gamakatsu, credo, c'è una divisione di Gamakatsu, sempre canne da shore e spinning pesante. Guardate intanto questo è un carpenter,
con qualche cattura evidentemente sulle spalle, un vecchio Rapala Original, tutte le varie serie Gamakatsu di ancorette. Qua abbiamo una 100, una 98 XXH e una 93 XH. 93 XH la vedo interessante, importante. Ok, English? A little. This is from Rochoa. Yeah, no. For Kingfish or Kingfish, Amberjack. Amberjack. Yeah. 3 to 5. Yeah. This model is especially for metal jig. Metal jig, okay. Can I check the tip, the power? Yeah, thank you. Very nice. And is already available this model in the market or not? No, available for overseas. No. Okay. Yeah, I'm sorry. Yeah, don't worry. Are you from? Italy. Oh, Italy? Oh. Yeah. Yeah. Mainly target? It's one of the most difficult, actually, the Amberjack in Mediterranean. You can get it, but it's not a very easy fish, a big size. You know, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo is not a rare catch. Fish around 8, 10, 20 start to be difficult from shore. There are, but are very stressed and very smart. For example, the Mediterranean amberjack is very, very rare to take with a floating stick bait. They bite mostly metal jig in mid or deep water. If you try in the surface, are very suspicious, and you have to find the fish extremely active to get a strike in Mediterranean. Even the animation, like in Japan, you use this type of animation for the stick bait, you know, like a long jerking. Mediterranean is not that effective. You have to be very, very lucky. Forse il giappo con cui ho parlato lo conosco, cioè lo conosco di fama. Allora, qui cosa abbiamo? Un po' di Egi, canne da Eging, sempre sotto brand Lux, che è sotto, credo, la proprietà Gamakatsu. Abbiamo probabilmente le trote native o altri tipi di pesci. Sì, questa è una trota, ma non la vedo particolarmente bene, ha un occhio completamente affetto da qualche forma di batterio, di virus. Qui invece cosa abbiamo? Ah, questa è una bella frittura, vedete? Sì, qua con un piccolo retino. Ciao amico, com'è? I don't know. Ah, sorry. You speak English? No. Ok. Ah, ok, fantastic. Ah, ok, all the transformation. Thank you so much, eh? Ciao, Ciro. Qua cosa abbiamo? Roman Fishing. Già qua ci esce un bel filetto, Che cazzo di... Ma non è una trota, sarà una trota... Ah, forse una trota di mare. Sì, questo è pesca in mare, sicuramente. E la pescano con ste porcherie, sono praticamente dei piombi grezzi, capito? Allora, qua abbiamo Jackson e Blue Storm, è un giappo carichissimo, un po' di gnagna, salve Rocky Shore, e loro ridono. Aspetta, allora Jackson, Blue Storm, questo non sta a fare uova. Plaganali, hai capito? Un giappo, bravo giappo. Pintail, pesca storica, pesca veramente storica il pintail. E queste sono sicuramente anche queste canne da shore, veramente bella Jackson. Non vi dico quello che penso perché non sarebbe carino, ma non sono entusiasta. Allora, Love Blue,
qua una serie di giappo che guarda la vetrina, canne da traina, inchini come se non ci fossero domani. Ah, queste robe qua sono portacane da... Questo lo vedo anche un po' tipo come giocattolo mezzo erotico da donna, come mai mi dà questa impressione. Ciao, che si dice? Allora, vediamo un po'. Ah, qua tutta una serie di robe tipo nasse per probabilmente fare il vivo. Polpetti vari, no, guardate sto polpetto, che ignorante. Questo gioco lo porterei a casa, togliere l'ancoretta e lo terrei così. Come soprammobile o come portachiave, bellissimo. E continuiamo la nostra... Mamma mia, Ledon Original, forse è stato uno dei miei primi Walking Dead d'oro. E dico, lo producono ancora, non esca che avrà 30 anni, non lo so, una trentina di anni li abbia ormai. Poi qua cosa abbiamo? Prox, con tutta una serie di guadini, guadinetti, bilance, bilancine, forbici, forbicine, pinze, pinzette. È arrivato l'arrotino. Fish grip. E tante belle cosine. Vediamo un po' qua come la situazione Fuji. Oh, bello. Good morning. Torzite guy. 10% less the weight. Yeah. Torzai Misaishi. Yeah, yeah. Same way. これがそのままこっちに。Same way. Yeah. 滑りがいい。Yeah. はい。Thank you so much. Ah, guardate qua, qua c'è la storia della Fuji con i primi anelloni ceramici tipo gabinetto. Pozzo Ginori, questo è la modello Pozzo Ginori. Poi hai le varie leghe fino ad arrivare adesso al 2021 con carburo di silicio, torzite o torzite e robe varie. Qua ci sono anche altre varie prove di scorrimento dei vari anelli. Stand la Uroco Jig. C'è tutta una piccola vetrina piena di jig e stick. Oh, hi, my friend, how are you? Good, thank you. Yeah. Enjoy? Yeah, very nice. Okay, allora qua abbiamo un po' le varie novità. Custom parts. Studiosa, bellissime le nuove No Limits. Sia per lo Stella in questa serie, Twin Power. Saltiga. We have three colors. This is for the new Saltiga. Yes. Very nice. Thank you so much. Thank you very much. Jackal interessante. Andiamo a vedere Jackal. Jackal, c'era anche un vecchio film con Bruce Willis. Bello. Molto bello. Chan, no, cavoli, stanno buttando tutti sullo shore praticamente. La Jackal prima non mi risulta facesse canne da shore. Adesso sta buttando a capofitto. Allora qua abbiamo un po' di
stick, niente di particolarmente innovativo come forma o concetto. No, 99. 99. Questa era una cosa che avevo pensato anch'io. Bisogna vedere poi se in pesca è effettivamente comoda. Però questo appiattimento qua lo avevo pensato. Devo dire che non riesco a capire la potenza. Potrebbe essere una 120 grammi. Era comunque leggermente pesante, leggermente sbilanciata a sentirla così. Allora, stand evergreen, bello, bello polposo anche lui, un cane principalmente credo dedicato alla spigola, e un avviso: guardate che se ve la frustate sulla faccia vi fate male. The Short Patrol, una 10-40 e una 8-35, ma sicuramente sono lunghezze che da noi c'è una 11 piedi e 8, una 12 piedi non la vedo particolarmente ben vista. Vero è che se avete bisogno di fare distanze madornali potrebbe anche essere una bella cosa. Stream Rug 135. How are you? Nice to see you. How are you, my friend? How are you? Finally, huh? Yeah. Finally. Yeah. This one, yeah. Yeah, yeah. And those are the new short jigging, short casting rods. Yeah. Our prototype, right? Yeah, prototype. Yeah. This one. This one is the first prototype, but I think more sticky. I feel that's so soft. So, it's like a moderate. Yeah. It's moderate. Moderate, yes. Yeah. But yeah, very light. Yeah, yeah. Very light rod. And powerful. Very powerful. It's 9 feet. Until 120? Please rate. Yeah. This one is more just for you. It's shorter. Yeah. 8 feet, 6 inch. Very interesting rod also, this one. Is in two pieces? But... Ah, okay. So one piece. Yeah, a bit difficult to transport, but better action for sure. It's difficult to do shipping. Ah, oh, mi ha fatto piacere vedere l'amico Kuatoru. E qua abbiamo un altro stand veramente interessante, addirittura con i fumogeni. Ripple Fisher, Runner Exceed. Black Model 104, 110, 9 piedi 11, max 100 grammi. Questa invece è una max 130 grammi. Sono spessi. Guarda che se avevo una padellina facevo fare una brutta fine a te, sai? È inutile che nuoti così spavaldo. Oh! Stato! How are you, my friend? Oh, yes. Oh, thank you. Very nice to meet you. Nice to meet you. I want to see you. Yeah, me too. Oh, me yes, too. Yes. Oh, everything is fine. Oh, I'm glad.
Ah, you too. Finally, you meet. Yes, oh, in Japan. First time, eh? Oh, first time? First time. Yeah. Oh, yeah. I never been before. Oh. Picture. Take a picture. Muoio. Allora ragazzi, ho appena incontrato il maestro Motobayashi, è stato molto molto carino, molto molto gentile, è stato felice di vedermi, io anche, e intanto passa veramente della qualità. Non ve la faccio vedere perché sennò sembra male, però fidatevi.